Sei mesi da Presidente della Repubblica per Sergio Mattarella. Il bilancio di questo primo semestre per lei è positivo o negativo? Positivo. Positivo, come mai? Perché mi sembra una gran brava persona e poi mi sembra anche adatto a mediare tra le varie parti. Ecco, quindi se magari due litiganti si contendono qualcosa, lui cerca di mettere pace tra i due. Ecco, quindi... Pensi che qualcuno lo ha definito il Presidente antimafia perché molto più dei suoi predecessori sarebbe attento alle tematiche che riguardano la corruzione. Lei concorda? Sì, sì, anche perché poi avendo avuto un fratello che è stato ucciso proprio dalla mafia, credo che sia la persona più indicata. Tra i vecchi presidenti della Repubblica invece, c'è qualcuno che rimpiange? Ciampi. Carlo Azeglio Ciampi? Sì, Ciampi. Come mai? Perché era una brava persona, una persona simpatica. Sì, basta. Per me il bilancio è positivo perché vedo una persona con un certo stile, una persona con un equilibrio in grado di bilanciare tra la litigiosità tipica delle forze politiche. C'è qualcuno però che lo ha definito un presidente trasparente, poco carismatico. Lei non ha dato questa impressione? Secondo lei perché questi cittadini la pensano così? Perché al giorno d'oggi c'è troppa una ricerca del personaggio che deve dare l'immagine, diciamo tra virgolette, della persona vincente o che debba sparare dei giudizi urlati. È un uomo pacato e questo in quest'epoca viene da alcuni percepito probabilmente come un segno di debolezza, ma non sono d'accordo. Beh, direi di sì, perché è successo niente di particolare in assoluto che abbia... Positivo quindi? Per me è positivo, sì. Cosa le piace di più di questo presidente? La schiettezza e la... diciamo lucidità del suo modo di esprimersi. Qualcuno lo ha definito un presidente trasparente e poco carismatico, lei quindi non concorda? No, direi di no, perché di gente aggressiva ne abbiamo avuti, per cui in questo momento credo c'è bisogno di stare un po' calmi in assoluto, quindi è molto positiva la cosa per me. Tra i presidenti della Repubblica del passato, qual è quello che ricorda con maggior affetto o ammirazione? Oddio, sono stati tanti in effetti, tanti. Fra tutti Pertini, credo.